Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La tua parola sia sempre più nella mia mente, sulle mie labbra e nel mio cuore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se non vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come facciamo a conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore. Gloria a te. Ecco, abbiamo questa bella festa molto speciale per tutte le chiese di Sicilia, detta della Madonna o di Gitria, colei che ci guida nel cammino. Ecco, avete visto anche stamattina, ma tante scene simili conoscete, quando le mamme prendono per mano i bambini, che se no se ne vanno di qua di là senza sapere dove vanno, a volte anche nei pericoli. Ecco, quella è una piccola immagine bella di quello che la Madonna fa con noi. Prega il Signore che ci dia grazie, Spirito Santo, perché noi, anziché vagare nel mondo così senza guida, senza meta, possiamo prendere la strada buona. Ecco, di Gitria vuol dire colei che ci guida nel cammino. E per approfondire un po' questo mistero, ho scelto questo breve passo del Vangelo in cui avviene una rivelazione di Gesù come cammino che ci porta fino a Dio Padre, fino a Dio Padre. Ecco, la Madonna ci aiuta ad arrivare a Gesù, a innamorarci di Gesù, e questa è una grandissima grazia. Una volta che noi troviamo questa relazione viva con Gesù, siamo salvi, e poco alla volta Lui ci fa conoscere che siamo figli di Dio, che Dio è nostro Padre e che abbiamo in Lui la nostra origine. Abbiamo in Dio Padre la nostra origine, perché Lui ha voluto che ci fossimo nel mondo e ha voluto che attraverso Gesù noi potessimo essere liberi dalla forza distruttrice del mondo e arrivare al Padre, tornare al Padre, andare ad occupare quel posto misterioso nel cuore di Dio, dove saremo pienamente felici, dove saremo pienamente felici. Allora, qual è adesso la nostra, diciamo così, anche la nostra risposta a questa rivelazione, a questo Vangelo? La nostra risposta è proprio di concentrarci su Gesù, immergere la nostra vita in Lui e anche farci guidare da Lui, sapendo che tutto quello che ci avvicina a Gesù ci fa camminare sulla strada della vita vera, e tutto quello che ci allontana da Gesù ci fa diventare come questi bambini quando la mamma non la tiene per mano, che vagano così distinto di qua e di là, e cominciamo a soffrire questa grande
confusione e smarrimento che c'è nel mondo. Diciamo alla Madonna e a Gesù che ci aiuti, innanzitutto diciamo una bella Ave Maria alla Madonna che già ci ha tanto aiutato in passato, perché se siamo qui e non abbiamo perduto la fede è perché anche lei ci ha aiutato tanto, chissà quante grazie ci ha ottenuto perché mantenessimo la fede in Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. E poi vi invito a fare un bel regalo alla Madonna. Noi siamo abituati a volte a portare i fiori ai santi, qualche volta facciamo anche qualche sacrificio, facciamo qualche bellissimo canto, eccetera. Però possiamo fare qualcosa di più e fare una promessa sincera di innamorarci di Gesù. Il regalo più grande che possiamo fare alla Madonna, cercare di innamorarci di Gesù. Ecco, non solo andare da lei per avere aiuti per la vita terrena, ma innamorarci di Gesù. Quando noi ci avviciniamo a Gesù, lei proprio è felice e dice: guarda, questa mia figlia ha capito che cosa è importante. Innamorarsi di Gesù. E quando succede questo, quasi lei si fa da parte, mentre prima è in evidenza, perché per noi è più facile partire da lei che non direttamente da Gesù. Appena vede che nel nostro cuore veramente si accende la fede in Gesù, lei è come una porta. Quando tu passi la porta non la vedi più la porta, perché vedi quello che c'è davanti. E la porta ha fatto la sua funzione quando ti ha fatto passare. Così lei fa la sua funzione quando riesce a portarti a Gesù. Non dobbiamo fare alla Madonna, anche a tanti santi che ci hanno tanto aiutato, questo torto, questa cosa brutta di fermarci a loro, come se fossero loro la fonte della salvezza. Certe volte facciamo proprio pena. Dobbiamo attraverso di loro arrivare a Gesù, innamorarci di Gesù, perché Lui è la salvezza. È Lui colui che ci rivela l'amore del Padre. Forse non ci hai fatto caso, ma io ho concluso apposta il Vangelo, che anche era più lungo nel discorso, su queste parole di Gesù: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Diciamo tre volte: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Brevissimo, l'ultima volta. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ecco perché dobbiamo stare attaccati a Gesù. Ecco perché il cristianesimo, questo bisogna dirlo oggi perché quasi nessuno lo dice più, il cristianesimo supera immensamente tutte le altre religioni. Perché solo in Gesù si apre questa conoscenza profondissima di Dio Padre. È vero che noi cristiani a volte non sappiamo bene manco la nostra religione, però Gesù è la via perfetta di Dio per arrivare al Padre. Nessuno va al Padre se non per mezzo di Gesù. Ecco perché dobbiamo stare innamorati e cercare di innamorarci di Gesù, non staccarci da Lui, anche se ci sono ostacoli sia all'interno della Chiesa, poi nelle nostre debolezze personali, nel mondo ci sono tanti ostacoli, ma stare attaccati a Gesù, perché Lui veramente ci apre la strada di Dio Padre e del Paradiso. Così sia.